La metalloceramica è una linea che può dare dei problemi, come tutti i denti, non è che ci sono denti che non si rompono. Il problema è che questa viene fatta a caldo, fusa a 900 gradi, e quando io la rimetto in forno per di nuovo fondere la ceramica, essendo fatta di due componenti diversi, ovvero il metallo e il vetro, la ceramica sopra, quando poi raffredda, essendo con un coefficiente di espansione termica diverso, i materiali da qualche parte tira e si storce. Per questo noi la usiamo sempre di meno, negli anni l'abbiamo abbandonata, le vecchie prime linee standard erano in metalloceramica, però con i pazienti a distanza ci trovavamo nei problemi se scheggiavano i denti. Perché era a distanza, doveva tornare qua per rifondere la ceramica, però poi quando rimettevamo in bocca non calzava perché si era storta. Per questo motivo qua, e dovevamo rifarla da capo. Allora abbiamo sostituito quella linea standard con la linea standard con i denti in composito su una barra lineare. Anche quelli presentano dei problemi che sono messi comunque lì a mano, non sono fatti col computer. Invece il trend del futuro è quello di vedere a delle linee di denti che possono essere replicate, rifresate, riprodotte in caso di problemi. Questa è una bocca naturale. È doveroso iniziare da questo quando si parla di denti artificiali, perché la bocca naturale si comporta in maniera completamente diversa dalla bocca artificiale. Questa è come i denti sono tutti separati, elastici, si muovono tra di loro. Invece una bocca artificiale è un ferro di cavallo unito sopra degli impianti uniti tra di loro da un ferro di cavallo ed è tutto più rigido. E quindi essendo tutto più rigido è soggetto a rotture, può essere soggetto, no? È come avere un'auto senza ammortizzatori, senti tutte le pietroline. Invece la bocca naturale è tutto flette, tutto è flessibile e soprattutto la bocca naturale sente un capello tra i denti. Invece la bocca artificiale non ha più sensibilità. Hai dei batticarne che devono lavorare, ma non senti più un capello tra i denti. Il motivo per cui questa mano artificiale non rompe l'uovo è che ha dei sensori di pressione. Però gli impianti mancano questi sensori di pressione agli impianti. Qua vediamo per esempio che la radice naturale tutta attorno c'ha uno strato rosa che è di fibre elastiche che la fanno ammortizzare e c'hanno dentro anche dei sensori, dei nervi che danno sensazioni al cervello se il dente si muove e quindi dice guarda, tattilità, c'è qualcosa tra i denti. Gli impianti no, gli impianti sono fissi nell'osso e non dicono al cervello se stai col gelato ghiacciato sui denti oppure se stai toccando i denti non c'è trasmissione al cervello. E questo significa che se ti vanno sassi tra i denti, rompi i denti. Quindi non è colpa del paziente se si rompono i denti, ma è colpa del fatto che i denti sono finti, artificiali. Essendo artificiali i denti, gli manca la sensibilità. Ok? Ed è questo un grosso, grosso problema che non si potrà mai eliminare, ma si può solo prevedere. Per questo le linee dei denti devono iniziare da questa discussione, ovvero che non esistono linee dentali definitive per sempre, esistono linee dentali che in caso di problemi bisogna poter riparare. Quindi bisogna poter avere salvato il file, il progetto, di modo da poterlo ristampare. Quindi vedete che la prima distinzione tra noi e gli altri è che noi lavoriamo e lavoreremo sempre di più solo col digitale, perché ci permette di rifare le cose. Quindi il digitale è una necessità, non è una scelta. In futuro sarà sempre di più una necessità. Se io scrivo un libro, non lo scrivo a mano, lo scrivo col computer. Se c'è un errore, modifico il file prima di stamparlo. E se poi perdo il libro, lo posso ristampare. E se un domani escono fuori le cartucce d'inchiostro a colori, posso stampare il libro a colori. Se non mi piace la copertina, la voglio più grossa, ristampo il libro, cambio la copertina. Questo è il vantaggio del digitale, il non dover riniziare da capo. Questi sono dei denti nostri, non è vero, sono della concorrenza. Questi pure. Sono sbagliati, qua c'è un errore per esempio di chirurgia. Vedete che c'è la gengiva da un lato più alta, dall'altra più bassa, dall'altro più corta. Questo dipende dal fatto che quando si fa la chirurgia bisogna invece pianificare e tagliare dritto l'osso.
E può succedere che questi denti si rompano della concorrenza. Quindi se i concorrenti vi fanno un prezzo più basso, vi hanno parlato di assistenza, di aftercare, di come risolveranno i problemi quando sarete in Italia. È importante, il prezzo non è tutto. È importante parlare dei problemi. Ok, quando io compro un'auto, ok, parliamo di assistenza alla Maserati, alla Ferrari. Se mi dai la Ferrari senza assistenza e non ho neanche il corso di guida, quindi anche come pulirli, c'è un rischio di avere dei problemi poi dopo che non si risolvono. Qua per esempio c'ho un incisivo laterale piccolo e uno più grande. Ok, questi sono denti fatti a mano della concorrenza, però io vi ho detto che uno era più grande e più piccolo, se no non lo notavate. E come non avete notato che il canino, uno è dritto, l'altro è rotato. Ok, questi sono i denti fatti a mano. I denti fatti a mano non è facile farli comunque bene. Sul lato sinistro sono i denti della concorrenza, sul lato destro sono i nostri. La differenza è che quelli a sinistra sono in metallo ceramica, quelli a destra per esempio sono denti in zirconio. Ma sono più belli quelli in zirconio, non perché sono fatti in zirconio, ma perché sono stati progettati col computer. Poi li potevo progettare anche in resina, in composito, quello che in grafene. Cambia come li progetto. Cioè, se io li faccio col computer, mi vengono perfetti, perché quelli sono delle copie esatte di denti che esistono, che sono stati scannerizzati. Poi il robot ha fresato in 3D i denti che avevo scannerizzato. Quindi io mi sono liberato le mani, ho i denti sul computer che se si rompono posso rigenerare all'infinito, quante volte voglio. Cambio solo il disco di materiale e li spedisco con UPS a Milano. Come cambia il futuro? Metallo ceramica non lo potevi fare questo. E poi vedete che hanno un senso come di bidimensionalità quei denti. Gli manca la tridimensionalità, quelli di sinistra. Sono un po' come se fossero disegnati tutti piatti. Gli mancano gli angoli che vanno, che creano quel senso che vediamo qua scuro tra i vari denti, che dà poi il senso del 3D. La texture di superficie da un lato c'è, dall'altra no, sono delle piastrelle del bagno lisce. Invece noi i denti, quando li colpisce la luce, devono avere una texture di superficie, una tessitura che dà quella naturalezza, poi con la saliva. Quindi partiamo da denti che sono fatti, che esistono prima in 3D, come i font del computer. Per scrivere un testo, cioè i font che io posso cambiare, aggiungere le lettere, e poi con il robot le vado a riprodurre. Questo è come un file 3D viene poi riprodotto dal robot. Metto un disco di materiale e quel disco di materiale viene riprodotto come le arcate che vi ho dato oggi in mano vengono fuori da un file. La cosa bella è che questo robot può essere a New York. E io che ho scritto il libro posso essere a Chisinau. E quindi si apre la strada alla telemedicina, poter delocalizzare i designer, poter inviare file, trasmettere i denti, cambia tutto il modo della produrre i denti, questo è dell'assistenza. Ok, non dimenticate l'assistenza, da dove siamo partiti. Le tipologie dei denti dipendono dai problemi. I denti si romperanno, certo, si potrebbero rompere in 30 anni. Discorso è come facciamo dopo. I denti possono essere progettati quindi col computer, il computer ci dice dove toccano, possono essere ristampati da fresatori che stanno in altre parti del mondo e posso andare prima di farli finali, fisici, posso verificarli col computer dove toccano. L'altra grande differenza tra noi e gli altri è che molti fanno i denti incollati, cementati. I denti si fanno avvitati, perché in caso di problemi la ruota la devo poter svitare dalla macchina, non faccio le ruote fuse con la telaio dell'auto. Se poi foro devo poter togliere l'arcata, e tutte le arcate che moderne hanno dei fori che le uniscono poi agli impianti, di modo che se c'ho un dente che si rompe ristamperò il dente, lo rimetto sul cerchio e il cerchio lo riavvito al telaio. Quindi i denti sono i copertoni che possono forare, si possono consumare. Posso rigenerarli? Certo, è normale, perché tutto poi cambia nel corpo, no? E se qualcosa si consuma è meglio, perché si adatta. No, voi non avete oggi le scarpe di 10 anni fa.
se avevate le scarpe di legno o di vetro, cioè avevate le scarpe rotte oggi, invece, e i piedi anche rotti. Invece è meglio che nel corpo le cose siano un po' più morbide, più flessibili, perché vi ho detto prima, i denti non ammortizzano quelli artificiali. Quindi abbiamo lo spazio delle protesi che serve per ammortizzare i carichi masticatori. E devo anche prevedere in futuro che possano essere rigenerate le arcate. Per questo tutti i denti noi li digitalizziamo e li teniamo nei computer, perché un domani sarà semplice ristamparli e economico anche. I denti sono quindi la gomma, il cerchio sono quello snodo che c'è di mezzo, può deformare il cerchio, può dare problemi se svitola ruota ogni 3-4 mesi, magari perché il paziente non riesce a pulire. La vitina che c'è in alto qua si potrebbe spanare, cambio quella vite. Poi un domani potrebbe anche spanarsi quello di sotto. Allora cambio il cerchio. C'ho una vite che non si svita mai, che è quella più lunga. Posso anche svitare il cerchio e cambiare il cerchio. Gli impianti, meno li tocco e meglio è. E quelli devono essere ben inseriti dentro l'osso. Se io invece metto una ruota incollata direttamente sul semiasse, c'è il rischio che se non la incollo bene mi si stacca mentre cammino. O se la incollo troppo bene, quindi l'affondo, non la posso più staccare. Invece no, i denti non devono avere colle, devono avere i denti artificiali sugli impianti, solo componenti meccaniche di viti. Si vita, si svita, quelle sono le vie d'uscita, le scappatoie. Poi i fori sì, devono essere evidenziati, non sempre facciamo i fori dello stesso colore del dente, di modo che quando interveniamo riconosce il dentista dove deve stappare. Da un lato a destra i perni che escono dalle gengive sui quali gli altri incollano i denti, invece a sinistra le componenti invece meccaniche dove si avvitano i denti. A destra, poi se non togli più i denti, succede che c'hai i muschi e i licheni sotto le protesi. E questo non è un problemino, è un problemone. Invece le protesi devono poter essere rimosse, altrimenti poi se non le rimuovi, in caso di problemi, i problemi vanno avanti, non sempre vanno rimosse, anzi quasi mai. Però in caso di problemi bisogna poterle rimuovere, anche problemi di igiene. Paziente che non riesce a pulire, che gli trema la mano, paziente anziano, non tutti riescono a pulire bene come riuscite voi. E in quel caso serve che l'igienista l'aiuta, il paziente, svitando la protesi. Quindi si fa la manovra di svitamento della protesi, ci vogliono 20 minuti per toglierla. E sotto l'acqua corrente si va a, con un getto di acqua bicarbonata, a staccare tutti i detriti di cibo. Okay, si va tipo l'idropulitrice, la che va a staccare il tartaro, e gliela riavviti al paziente anziano. Questi invece sono i denti in metallo ceramica, come il vetro, fatti a mano, bruttini, che hanno dei fori in mezzo dove mettono la colla, per metterli poi sopra quei perni a diretto contatto con le gengive. Altra cosa che poi può succedere negli anni è che la gengiva si ritira. E se la gengiva si ritira, qui non puoi fare niente con i denti metalloceramica, perché se metti la ceramica per colmare il gap che si è formato tra le gengive e la protesi, poi cosa succede? Quando la metti in forno, quella scoppia, esplode o storce e sei punto a capo. Invece bisogna usare dei materiali assemblati a freddo, dove posso aggiungere composito rosa, gengiva artificiale a freddo. Polimerizzo come si fanno le unghie dall'estetista. Metto gel e polimerizzo là nello spazio che si è creato. Quindi serve che cosa? Una protesi che sia anche modificabile all'occorrenza. Svito, modifico, la rimetto. Sto pensando, questa per esempio è la vulcanizzazione quando si rigenera la gomma. Né più né meno. Delle volte hai bisogno di cambiare la gomma, delle volte invece basta solo rigenerarla, senza doverla buttare, la lucidi, la pulisci, la glasi e la rimetti là e va avanti altri 5 anni il paziente. Si rigenera esternamente la protesi, se invece vediamo è proprio consumata, conviene magari un